il podio dell'R5, quindi del round 5 della Croazia, esattamente dal circuito di Rijeka. Un circuito fantastico. Erwin, dirt position for you, parliamo un po' italiano, un po' inglese, e con la tua Yamaha, quindi primo delle Yamaha. E hai battagliato un po' con Alex Scorpaniti nelle Sì. prime tre tornate, che addirittura ti ha passato, e poi forse è proprio lui che ti ha spinto a scendere di un secondo dalla qualifica. Come Sì. In ti sei trovato in pista? pista è bellissima. È un gara al prossimo anno, io ritorno. Bisogna Sì, farla. yeah. Sì. It's special circuit, yeah. Some technical feeling with a grip, good grip today. Yeah, every day. Little, the condition little different from yesterday. Yes, it was, but anche con piovere al giovedì, venerdì, sì, belle giri, E tu hai usato tante grip. una, possiamo sapere la mescola del posteriore che hai usato? Soft o medium? Soft, Hai usato la soft, è soft, yeah, una soft, scelta un poco particolare la più tua. rear, sì, Sì. perché provare soft, medium e media, yeah. Forse il tuo stile di guida ti porta a non consumare troppo e a far scorrere molto al centro curva. Di solito la soft su un circuito così diventa incandescente, molto calda. Invece, a quanto pare, per te va benissimo. Ti ringrazio Erwin. Roger, sei partito come un razzo. Parliamo un po' italiano, un po' inglese anche con te. Your special start for Yes. two laps. In the first lap, maybe 100 meters from Jarno. Start so good. Also, Jarno told me, Roger start so fast. First three laps, very fast. Yes. Avevi provato a scappare? You started so early, for the speed so fast. Why? Maybe try The starting is to think to winner. yes, I hope I can a good starting, and when Jarno coming, I can Jarno and Jarno Slipstream. sure, Yeah. follow. Stretching. Yeah. Yes. And Aviano is too fast. I have a half lap in the hind Yeah. inside, and then it's finished in Jarno. Yeah, something, Yes, something more, the something time more. the better. Okay, I Oh, it's good always race. big compliment to your brother for very special engine, Yes. very special carburetor. Every time the sound is an incredible sound for on the Yes. bike. My brother's very good mechanic. Yes. Jarno, una vittoria dal sapore particolare questa. Strana, è partita strana, no? Abbiamo perso Alessandro Pozzo che si era presentato qui per spaccare il mondo, ma giustamente ha 18 anni, no? E forse questo arricchirà la sua esperienza, nel senso ha un po' esagerato. La pole position all'ultimo giro voleva fare ancora meglio, aveva un ideal time in qualifica 1 e la moto, insomma, ha dato una bella botta e la moto si è rotta irreparabilmente, la gara non si è fatta. Questo è il risultato. Però sono giovani e ci sta Corretto. tutto. Quindi oggi questa è il round 5 e ti ha matematicamente dato la vittoria del campionato 2018. Che ci dici? Dunque, sono partito, cioè è partito come un missile. Infatti, sono rimasto lì a bocca aperta dove cavolo va. E ho cercato di rincorrerlo. Ci sono riuscito per fortuna al terzo giro, se non sbaglio. E dopodiché diciamo che la sua moto andava forte anche a suo rettilineo. Che Infatti peccato che non abbiamo sono uscito le auto quell'attimo più velocità. veloce io qua prima del traguardo, gli ho preso la scia e sono riuscito a passarlo sul rettilineo, però c'è da dire che va forte anche la sua. Dopodiché ho continuato a tirare, a tirare, la moto si è comportata benissimo, era perfetta. E dopo quando ho cominciato ad allungare ho calato il ritmo, non c'era bisogno di star lì a rischiare per niente, visto che pian piano aumentava il mio distacco con lui. Però c'è da fare i complimenti che guida benissimo, ecco.
non c'è niente da dire, gli ho sempre fatto i complimenti in tutte le piste, va forte lui, va bene anche la moto, però niente che. Ringrazio il Nicola Sentì perché grazie a loro sono qua per l'ottavo anno consecutivamente con tutti gli sponsor e speriamo di continuare, dai. E questo è il quarto titolo che porti avanti su 8 stagioni che fai. Per il resto tutti i secondi, per il resto. Ho un punto, due volte mi è capitato per un punto, però è il destino, è così. Sì. È così. Va bene. Mi dispiace per Pozzo, mi dispiace, non c'è niente da dire. Era bello battagliare con lui, ha avuto quella sfortuna. Capita, dai, esperto, diciamo così. Dai. L'importante è che è uscito in colume, dai. Grazie, ci vediamo a Varano il 7 ottobre. Okay. Ciao ragazzi, ciao.